Buongiorno, eccoci qua, come state? Stamattina, oggi è una giornata bellissima. Aspettate un secondo perché, ecco, abbiamo degli spettatori indiscreti. Come state innanzitutto? Mi potete scrivere qua sotto nei commenti. Stamattina leggeremo insieme quali sono i messaggi dai maestri ascesi, dagli angeli, dagli arcangeli e dalle dee per questa settimana. Ho scelto loro perché sono le mie guide preferite. Maestri ascesi, angeli custodi, arcangeli e dee hanno tutti quanti dei messaggi di forza, di guarigione, di coraggio, e quindi li ho scelti tutti e tre. Quindi per la prima parte della settimana ho scelto i maestri ascesi. Ciao Franci, buongiorno. Allora, vediamo che cosa ci dicono per la prima parte della settimana, quindi tipo da lunedì fino a martedì, diciamo. Ah, legge dell'equilibrio. Allora, per la prima parte di questa settimana, evidentemente i maestri ci stanno indirizzando. Buongiorno Franci, auguri. Ci stanno lanciando un messaggio. Ci stanno dicendo che probabilmente, in questo periodo, soprattutto in questo periodo di sconvolgimenti, di ansie, di paure, di emozioni un po', diciamo, troppo squilibrate, dobbiamo ritornare verso il nostro centro, ovvero verso chi siamo noi veramente. Perché se noi continuiamo a farci assalire dalle emozioni come la paura va anche bene, nel senso che non è che noi non dobbiamo provare paura, perché noi, essendo esseri umani, siamo anche, diciamo, la paura c'è, quindi è un'emozione che va bene. Però dobbiamo vedere in fin dei conti di che cosa abbiamo paura veramente. Abbiamo paura della morte? Abbiamo paura, di rimanere soli? Abbiamo paura di rimanere abbandonati? Di che cosa tu hai veramente paura? Quindi, dopo aver fatto questa analisi, dobbiamo cercare di aver ascoltato la paura e non averla, diciamo, snobbata come se non ci fosse. Dopo aver fatto queste domande alla paura, che cosa mi vuoi dire? Che cosa devo sapere su di te che adesso non so? Dopo che abbiamo fatto questa analisi, piano piano vedremo che ritorneremo verso il nostro centro. Vedi equilibrista, questo atleta sta comunque verso un centro che non è proprio il centro preciso, non sta dritto, è sempre un centro un po' sbilenco, però perché comunque non esiste un equilibrio perfetto per tutti, esiste un equilibrio per ognuno di noi. Quindi i maestri stanno dicendo: guarda, è ora adesso però di ritornare verso il tuo centro, che è l'amore. È la frequenza vibrazionale più alta, è il tuo amore, ritorna col cuore. Mettiti tutti i giorni, appena ti svegli la mattina, una mano sul cuore e sentilo, perché è lì che risiede il tuo vero potere. Non sta qui il potere, non sta nella paura, sta qua, sta nel cuore. Grazie, maestri. Per la seconda parte della settimana, invece, vediamo che cosa ci dicono i nostri angeli custodi e gli arcangeli. Chakra del terzo occhio. Allora, guardate com'è bella questa carta, la vedete? È bellissima. E dice: è sicuro per te visualizzare l'energia dell'amore. Eccolo, è ritornato, vedi, in tutte le sue forme, come gli angeli, le aure e le visioni. Ah, che meraviglia! Allora, abbiamo detto che dobbiamo visualizzare l'amore ed è uscita di nuovo la carta dell'amore. Ti dice: guarda che in questa seconda parte della settimana, adesso che hai ascoltato la tua paura, devi iniziare a visualizzare, a rimanere ancorato soprattutto, perché io pure le faccio le visualizzazioni, però poi mi dimentico di farle, oppure mi faccio prendere dai sentimenti bassi come la paura.
Invece no, dice, in questa settimana, in questa metà della settimana, proprio fatti delle visualizzazioni, per esempio, che ne so, fatti una vision board, cioè presente le vision board, sono dei grandi cartelloni dove tu ci metti tutte le cose che ti piacerebbe fare, che ne so, i luoghi che ti piacerebbe visitare, oppure il lavoro che ti piacerebbe fare, come ti piacerebbe soprattutto sentirti quando vai in quei luoghi e in quel lavoro, oppure la relazione che vorresti avere, oppure l'hobby che vorresti coltivare, oppure la missione dell'anima, della tua anima che vorresti portare a, che vorresti realizzare nella tua vita, e ti fai un bel collage e te lo guardi tutte le mattine, oppure se non ti va di fare il collage fisico, che comunque è una bella cosa, infatti io mi sa che lo farò, fatelo su Pinterest, crea una vision board, crea una bacheca su Pinterest e poi mentre la guardi con tutte queste immagini, le affermazioni anche, te la guardi e te la guardi con una musica, io sono molto musicale quindi penso che anche a te aiuterà tanto, ti metti una musica di sottofondo e te la visualizzi, te la incarni proprio, non solo a livello di mente, fai come se queste cose già fossero nella tua vita, cioè ti comporti come se già queste realtà fossero già presenti nella tua vita, e questo aiuta a sbloccare il terzo occhio che sta qua e che noi ce l'abbiamo un po' bloccato, l'immaginazione infatti non ci funziona tanto bene, sei un po' arrugginita, quindi fai anche altre attività, per esempio io ieri ho iniziato a pitturare, a colorare dei mandala, scarica dei mandala, leggi di libri fantastici, guarda film fantastici, nutri la tua immaginazione, è bellissima questa cosa perché va a nutrire anche la nostra bambina interiore. È proprio quello che ci voleva ed è sicuro per te visualizzare l'amore, cioè questo è proprio bellissimo. E invoca anche gli angeli quando lo fai, così loro ti danno pure più energia. Grazie. Vediamo invece le dee che cosa ci dicono per la fine di questa settimana. Allora, questa esce spesso, non so perché a questa dea piace uscire spesso, Kali, buongiorno, dice endings and beginnings, il vecchio deve essere rilasciato così che il nuovo può entrare, guarda, la vedi? Buongiorno Giorgia. Allora, la guarda Kali è una dea super potente, molto incazzosa anche, perdonami il termine, e ha questo terzo occhio tra l'altro aperto, guarda, ha il terzo occhio aperto e praticamente indica una luna che è nera in alto e nella mano c'ha un fiore. E secondo me questo sta a significare proprio di lasciare andare le energie pesanti, le energie negative che in questo momento ti stanno affondando, per lasciare spazio alla tua fioritura. Lo vedi questo fiore? Però se noi continuiamo a pensare a sempre gli stessi pensieri, sempre alla paura, in questo periodo no, ci sta sta paura di sto cavolo, di non lo voglio nemmeno nominare. Ecco, se noi continuiamo a trattenere questi pensieri, purtroppo quelli belli non arrivano. Invece, come quando fai pulizia, sta arrivando la primavera, oddio, la mia stagione preferita, come quando fai le pulizie, fai anche spazio nei tuoi pensieri, vedi i pensieri che non ti servono più, proprio scrivili su carta, dici, ok, dai, venite tutti quanti, fai una la lista di tutti i pensieri che hai nella tua mente che ti depotenziano, per esempio, che ne so, vuoi avviare un tuo progetto, una tua attività online, allora c'è qualcosa che però ancora ti sta bloccando, allora tu che fai? Prendi un bel pezzo di carta e inizi a scrivere tutte le convinzioni depotenzianti riguardo a quel progetto, tipo io non so fare video, io non so parlare, io non sono bella, io nessuno mi ascolterà, è difficile, ci vuole troppo tempo, non si guadagna subito. Scriviti tutte queste cose qua, perché se rimangono dentro la tua testa, eppure io l'ho fatto, purtroppo il processo sarà molto più lento, anche se vuoi attirare una persona a te, questo vale, se tipo vuoi attirare un amore, però ti continui a dire che tu non meriti amore, a livello subconscio intendo, che tu non sei adatta, che ti attiri sempre gli stessi tipi di uomini, che non esistono, ecco una cosa che ho sentito ieri, che non esistono tutti questi uomini così evoluti e mascolini,
Falsità, non è così, dipende sempre da noi, dipende dal lavoro che abbiamo fatto su di noi. Quindi scriviti tutta la serie di credenze limitanti, depotenzianti, e poi dici: ok, io vi ringrazio per avermi protetto fino ad adesso, perché magari non era la tua ora o semplicemente non ci avevi pensato, e poi le bruci nel camino, magari con la luna piena, con la luna, sì, con la luna piena, e poi inizi a scrivere tutte invece le credenze potenzianti. Il fiore sarebbe le credenze potenzianti, quindi io sono capace. Se sono stati capaci gli altri, perché io no? A me cosa mi manca in effetti? Niente, io ho una voce, ho una faccia e soprattutto quello che io posso dire, che io voglio dire, risuonerà con dei tipi di persone che magari risuonano solo con me, oppure magari non attirerò tutti quanti nel mio canale YouTube. Adesso sto facendo l'esempio di chi vuole aprire un canale, non attirerò tutti quanti, però attirerò solo le persone che veramente sono destinate a risuonare con me, a stare con me. Oppure se vuoi attirare un partner, puoi dire: io sono meritevole di amore, io mi merito tutto l'amore di questo mondo, io mi merito uno strafigo pazzesco che però non ci limitiamo soltanto all'aspetto fisico, che è anche in connessione con le sue emozioni, che non ha paura di mostrare la sua vulnerabilità, che è guarito dalle sue ferite paterne, oppure che vuole guarire insieme a me, che è una persona aperta mentalmente, con cui farò dei viaggi bellissimi. Insomma, tutte cose belle che ti potenziano, e perché appunto vogliamo rifiorire. Questo è il periodo della fioritura, ok? Sia a livello della natura, perché lo vediamo, sono dei colori oggi pazzeschi, e sia a livello animico, l'anima vuole rifiorire dentro di te, ok? Ok, quindi abbiamo visto legge dell'equilibrio, ripetiamo, legge dell'equilibrio, quindi ritorna nel tuo equilibrio, nell'amore che è nel tuo cuore. Le paure adesso hanno fatto il loro tempo, ascoltale, prendi il messaggio, però ritorna nel cuore, nel tuo equilibrio. Chakra del terzo occhio, visualizza, fai tante visualizzazioni con la vision board, con Pinterest, con quello che ti pare, basta che apri il terzo occhio e dai spazio alla tua immaginazione. Terzo consiglio, Kali, la dea dell'impeto. Questa è una dea proprio degli inizi e della fine. E quindi dai inizio alla tua fioritura, ok? Io ringrazio i maestri, ringrazio gli arcangeli e ringrazio le dee per i bellissimi messaggi che ci hanno lasciato. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like, iscriviti anche al mio canale, perché questo video verrà messo su Facebook, e tocca la campanellina, così ogni volta che ti arriveranno nuovi video sarai avvisata. E poi iscriviti da qua sotto, c'è il link qua sotto, al mio gruppo gratuito, Riscopri la tua bellezza con Geo. Un bacione!